Buongiorno a tutti. In questo periodo di virus, che siamo tutti chiusi in casa, ci stiamo divertendo con la parte gastronomica, perché poi alla fine non so come ne usciremo, perché probabilmente con qualche chilo in più, però la soddisfazione di avere fatto dei piatti in casa, questo senz'altro sì. Stamani mattina voglio darvi una mia ricetta della pasta fatta in casa, poi vi dico anche il tipo di farina, ma mi presento meglio. Sono Saverio Carmagnini, ristoratore, ristorante Carmagnini 500, un'azienda che gestiamo di famiglia da 108 anni, quindi dal 1912, dal nonno Alessandro. E fa parte dell'associazione Cuochi Fiorentini, come dicevo. Abbiamo sempre fatto parte della Confcommercio, quindi questa associazione di categoria dei commercianti, e più anche della FIPE. Io vengo anche dal mondo del sommelier, oltre ad essere un cuoco che da oltre 35 anni sono in cucina, ma ho fatto anche il percorso nell'AISE, nei sommelier, e sono stato presidente della Toscana a 19 anni, oltre che delegato a Firenze. Questo era un po' per presentarmi, però in tutto questo percorso che noi abbiamo fatto, che io posso aver fatto anche all'interno della mia attività, è che sono molto legato alla tradizione. Io voglio parlare della tradizione perché voglio farvi vedere oggi un piatto che è la pasta fatta in casa con dei tipi di farine e una ricetta che in questo momento stiamo facendo. Questa ricetta della pasta fatta in casa prevede questo: della farina di semola, della farina tipo zero. In questo caso ho adoperato una farina di un grano toscano tipo zero, che è anche una farina naturale, quindi diciamo a chilometro zero. In questo caso sono gli ingredienti per mezzo chilo di farina, con 4 uova, un pizzico di sale, olio extravergine d'oliva, dell'acqua. Mi immagino che siamo in casa e non dobbiamo buttare all'aria tutto, perché è vero che abbiamo il tempo anche di ripulire, ma voglio farvi vedere quale potrebbe essere il metodo per non sporcare più di tanto, perché ora non guardate, qui c'è un po' di spazio in più, ma insomma c'è anche chi magari dello spazio ne ha poco. Allora, se noi usiamo un contenitore, io mi sono messo anche i guanti per non sporcarsi, le signore che magari sono in casa e non vogliono, diciamo, disfarsi proprio un po' delle proprie mani, che insomma sono abbastanza delicate per tutti, io metto la farina in questo contenitore che ho prima preparato. Questa è una farina di grano tipo zero, ripeto, toscana. Questa è una farina di semola, anche questa naturale. Le 4 uova, faccio veloce perché così poi vi faccio vedere come si fa. Le 4 uova, cerco di velocizzare. Poi ho preparato anche della pasta per farvi vedere un po' la parte finale, perché altrimenti non avremmo il tempo necessario per far vedere tutto. Poi ci metto un goccio di olio, assolutamente, per quanto mi riguarda è così, 100 grammi di acqua, ecco, un pizzico di sale, e vado a mescolare eventualmente con una forchetta. Questo perché? Perché intanto non mi sporco più di tanto le mani, ma riesco a contenere all'interno di questa di questo all'interno di questo contenitore. Faccio questo movimento e mi preparo l'impasto per quanto riguarda poi la pasta. Ora, a questo punto, che è già abbastanza amalgamato, ci vado con le mani e faccio più, in questo caso cerco di fare più velocemente possibile, ma poi vi faccio vedere qual è l'aspetto finale che noi andiamo a fare. Dico questo perché in casa avrete sicuramente delle farine, avrete varie tipologie di cose. Ora, io ho adoperato queste, ma ognuno deve adoperare quello che uno ha, deve adoperare le farine che ha a disposizione. Però se voi usate l'attenzione di inserire della semola, probabilmente la pasta viene un pochino meglio. Allora, questa va un po' lavorata, vedete che già ha preso forma. Io questa la posso anche tirare fuori e posso anche lavorarla. Uso della farina, la prendo qua che ce l'ho a disposizione per passarmi sulle mani un attimino, ma come voi vedete siamo già quasi quasi pronti alla lavorazione, perché la pasta sta prendendo forma. E voi avete visto anche che non ho sporcato più di tanto, perché adoperando il contenitore anche il tavolo
di acciaio qui ho adoperato, ma potrebbe essere adoperato anche una tavola di legno che in casa ognuno di voi ha. Quindi giocare un po' con il cibo, perché deve essere un po' questo, il gioco, il piacere di farlo, usare degli ingredienti che siano buoni e che poi alla fine ci facciano bene, perché un po' questo è il senso. Voi vedete, sta prendendo forma, ma io per accelerare i tempi, perché sennò qui bisognerebbe lavorarla e va lavorata un po' di più, io vado comunque a farvi vedere una parte che avevo già preparato prima. Quindi mi sposto, Lorenzo mi segue nella registrazione. Questa è la parte che avevo fatto prima, l'impasto, vedete, l'ho tenuto fermo una mezz'oretta perché ha bisogno di riposare la pasta, ma dovrebbe riposare anche un po' di più. Mi sono permesso di fare della stessa di pasta, e qualcosa io ho già passato. Ho adoperato la macchina, c'è chi è bravo a farlo anche in maniera manuale con il mattarello, le nostre nonne ci insegnano che loro non avevano una macchina a disposizione in questa maniera, noi sì, e come vedete io la taglio con il coltello che ho qui a disposizione e mi posso divertire a passarla. Nel passarla questa si rimpasta ancora, prende ancora più lavoro, quindi si diciamo prende ancora più consistenza la pasta. Questo è un passaggio che gli fa anche bene, va bene? Faccio per farvi vedere, insomma, quindi questo è un po' il lavoro che viene fuori. Io la metto qua, ho già fatto della pasta tirata un pochino prima, l'ho già fatta un pochino diciamo seccare, e ora vi faccio vedere cosa viene fuori con questo macchinetto. Può essere tagliata anche con un coltello, perché le nostre nonne prima facevano questo lavoro qui, le avvolticciolavano tutte, ecco, mettevano sul legno e le tagliavano a fettine. Noi siamo un pochino più moderni, in questo caso noi un po' tutti, perché oggi in casa abbiamo una macchinettina di questo tipo, voi vedrete che ci divertiamo e viene fuori delle bellissime tagliatelle con questo sistema, che andiamo a porre su un vassoio con della farina sotto, e quindi qui faremo queste tagliatelle che mettiamo a disposizione della nostra pentola. Voi guardate come sono belle, queste sono di pasta fresca fatta in questo momento, hanno una delicatezza incredibile, possono essere condite come volete, la cottura per esempio qui bastano 2 minuti di bollitura, non di più, è una pasta fresca, abbiamo adoperato tutti gli ingredienti naturali, e il condimento può essere fatto con dell'olio, con del pomodoro o con del sugo che noi abbiamo a disposizione. Questo per dirvi che in casa dobbiamo giocare, una ricetta semplice di pasta fatta in casa con vari tipi di farina che uno può adoperare, ma che comunque è un indirizzo anche per passare il tempo e per fare delle cose buone. A tutti quanti voi grazie di avermi seguito, mi raccomando state in casa, perché le disposizioni sono quelle di non si muovere, proprio per non andare a essere contaminati o a contaminare per chi ha dei problemi, e quindi noi vogliamo passare questo periodo non facile, ma deve essere un periodo dove ci insegna anche qualche cosa, perché insomma dalle cose non facili delle volte poi traiamo dei buoni indirizzi e dei buoni consigli. E comunque a tutti voi grazie di avermi seguito, un abbraccio a tutti, e mi raccomando state in casa divertendovi facendo questi piatti meravigliosi con le vostre mani. A presto.